Incredibili su Dark Deception, l'inizio della mia fine in tutti i sensi, incredibile. Come avete visto, la blind run totale su Dark Deception è finita. Con il capitolo Incredibile 4 abbiamo sconfitto Mamma Orsa Incredibile e abbiamo visto questi Stickman incredibili che saranno i nostri primi nemici sus del capitolo 5, che purtroppo non si sa quando uscirà, dovrebbe uscire quest'anno, io ovviamente lo porterò sul canale Incredibile. Nel frattempo, prima di iniziare la prossima serie horror, che al 99% sarà Bendy, voglio rimanere ancora un po' su Dark Deception e provare a fare la cosa che vi dissi a inizio run, cioè fare qualche episodio extra. Ne vorrei provare a fare uno su ogni capitolo per provare a prendere tutti i segreti del livello, eventualmente provare a prendere S. Allora, io ve lo dico dall'inizio, ancora prima di iniziare. Secondo me, gli unici livelli in cui ho speranza di prendere S sono le scimmie e forse Agatha. Dai Watcher in poi, io ve lo dico col cuore in mano, ragazzi, non ce la farò mai a prendere S. Li avete visti gli ultimi livelli? Cioè, voi immaginatevi Joyville o l'ultimo livello con Mamma Orsa farlo in S, che probabilmente non dovrei morire manco una volta. Ragazzi, con tutto l'amore del mondo, io ci posso pure chiudere tutto il tempo che volete, ma non ce la farò mai. È qualcosa di veramente troppo difficile. Almeno a prendere i segreti, provare ad arrivare a prendere A, così già avere S, S e A a tutti i livelli non sarebbe male. Allora, prima cosa ringrazio sempre il ragazzo che mi ha mandato le mappe di Dark Deception, dove ci sono tutti quanti i segreti incredibili. Infatti ho sul telefonino qui davanti l'immagine dove dovrebbero essere i due segreti, che ovviamente mi sono perso nel livello dei Monkey Business con le nostre adorate scimmiette, che ovviamente sarà anche divertente rifare, perché io non ho mai più rifatto i vecchi livelli però con i power up. Quindi quanto sarà rotta l'abilità del risucchio delle gemmine nel livello iniziale, ma pure in quello di Agatha, lo vedremo tra poco, incredibile. Allora, i due segreti che sono a Monkey Business sono in due stanze che io proprio non avevo mai visto nella vita. Sono due porte chiuse, quindi io prima devo bussare, la porta si dovrebbe aprire e ci dovrebbero essere due segreti. Che però io continuo a avere questo dubbio su sto, ragazzi, voi mi dite i segreti, però io di segreti veri ne ho trovati pochi. Perché per come intendo io i segreti sono chicche di lore, risposte su dilemmi incredibili, non fan art. Cioè, noi, capito, di segreti veri l'abbiamo beccato nel livello delle infermiere, nel livello delle fogne. Però la maggior parte di quelle cosine che trovo per terra sono fan art, sono queste qui, ragazzi, capito? Queste. Ma questi non sono i segreti sus che ci piacciono. Quindi io mi chiedo, sono fan art o sono stanze sus? Lo scopriremo tra poco. E poi mi avete mandato le regole, questo io non lo sapevo. Ci sono delle regole ovviamente per prendere S ad ogni livello. Nel livello specifico delle scimmie, sentite voi, ragazzi. Allora, prima cosa, lo devi completare in meno di 10 minuti. Prendere tutte quante le gemme, ovviamente. Poi dice che ce n'è una bonus, che boh, non so neanche dove sta. Poi prendere i due segreti, non morire neanche una volta, fare almeno una streak di 20 gemme. Così ho capito. Sono un po' tantine queste cosine, bimbi, però, Farlo in 10 minuti. Si potrebbe anche fare. Mi preoccupa tantissimo il fatto di non morirci neanche una volta, ve lo dico sinceramente. Pensavo che almeno una volta potessi morire. Perché non è che io mi ricordo bene il pattern delle scimmie, ok che le posso stannare. Però, minchia, capito, ragazzi? Cioè, anche se sopravvivo alle scimmiette, voglio la scimmia cuoco. Non mi ricordo bene come spawna, quindi non lo so. Già quello vi dico che ci morirò qualche volta. E per di più devo pure prendere i due segreti ogni volta per prendere S. Mamma mia, ragazzi, sarà divertentissimo. Allora, ragazzi, io ci metto una buona volontà. Ci voglio provare, incredibile, perché ve l'ho promesso e secondo me è anche un ricordo prezioso che voglio fare con Dark Deception. Per il resto, io intanto entrerei. Allora, io ipotizzo che basta che rientro nei portalini vecchi per iniziare il livello, ragazzi. Non credo devo fare rigioca, perché rigioca mi inizia la partita da capo. Sono curioso perché io vorrei anche potenziarmi al massimo. Ah no, questa ce l'ho al massimo, mi dovrei potenziare queste altre, vedi? E probabilmente l'unico modo per potenziarle, amici, è fare di nuovo i vecchi livelli. Allora, poi, tornando invece alla storia, noi quindi continuiamo ad obbedire a Beerus. Gli ultimi pezzi sono in questi ultimi portali del capitolo 5. Malak è stato rimprigionato, Beerus ha di nuovo dei poteri sus. Per quanto riguarda noi, è un po' problematico, ragazzi, perché ho un pochino in mente la storia del nostro protagonista. Quindi noi eravamo tipo quell'avvocato che aveva una relazione extra con la segretaria, eravamo un pessimo padre, se ricordo bene, nostra figlia non stava bene, nostra moglie ci odiava. Quello che non ho capito è come abbiamo provocato l'incidente, cioè non mi ricordo se avevamo litigato con nostra moglie e poi lei
distratta, ha fatto un incidente, noi abbiamo questo senso di colpa incredibile. Oppure eravamo anche noi nell'incidente e siamo finiti in coma. Questa cosa non l'ho capito, perché poi c'era pure la scena dell'ospedale, quindi non ho capito se eravamo in coma oppure addirittura... Ve le dico tutte, ragazzi, perché ho dei dubbi su se ho registrato l'episodio di quella roba parecchio tempo fa. Se abbiamo fatto un incidente proprio che noi tornavamo tipo da una scappatella con la segretaria, abbiamo fatto un incidente proprio con la macchina dove c'era nostra moglie con nostra figlia. Loro sono morti perché sono tipo cascati nel fiume e noi siamo in coma, ragazzi. Magari mi sto raccontando completamente un'altra storia, però vi sto dicendo i miei ricordi sus. Ovviamente mi avete detto che ogni incubo rappresenta qualche cosa. Le scimmie sono facili perché noi andavamo in hotel a fare scappatelle con la nostra segretaria, quindi l'hotel è il senso di colpa perché noi avevamo una relazione extra con la segretaria. Le scimmie sono probabilmente il fatto che eravamo feroci e quindi un animale, scimmietta, sus. E lì rappresentano quelli che lavoravano nell'hotel. La scimmia cuoco è il loro boss, ragazzi. Non credo ci siano altri piani di lettura del fatto dell'hotel delle scimmiette, ragazzi. In caso ditemelo assolutamente, ne parleremo nel prossimo episodio incredibile. Secondo me Agatha allora è il senso di colpa di nostra figlia. Ah, ecco, mi avete detto pure un altro segreto di questo livello. Devo premere tipo 10 volte il campanellino per avere una cosa extra, che non so se conta come segreto, però ragazzi, dopo questa introduzione così godosa, io mi butterei nelle scimmiette, ragazzi. Amici, ma che sorpresa incredibile. Non è come pensavo io. E allora io come faccio a rifare i livelli, ragazzi, scusami? Io non posso rifare nessun livello, neanche Agatha. Sono tutti chiusi. E io come faccio a fare i livelli, scusa? Io pensavo che bastasse rientrare qui. Non devo riniziare una nuova partita, scusami. Allora come fanno quelli a fare i livelli vecchi con i poteri? Ci ho visto i video della gente, scusami. No, allora ho sbagliato qualche cosa, scusami. Esci allora. Vai al titolo, scusami. Allora, nuova partita? No. Forse devo fare rigioca? Ah, ecco, vedi, devo fare rigioca, ragazzi. Ok, beh sì, abbiamo preso dei voti abbastanza di merda, quindi... Ok, allora proviamo business delle scimmie? Ah, carino, una modalità esterna per rifarli. Ah, ok, ragazzi, perfetto, ok, risolto il problema. Allora, amici, ovviamente dovrei avere tutte le abilità incredibili, ragazzi, eh. Ragazzi, ma quanto ci divertiremo a rifare questo livello con le abilità, ragazzi? Quanto tempo? Allora, primo segreto. Mi avete detto che devo premere questo affare 10 volte. 1, 2. Vediamo un po'. È vero, c'è un achievement. Servizio per favore. Ah, carino, vabbè. Andiamo, questo cade. Quanto tempo, eh? Già. Amici, ma se ho un coro incredibile posso beccare la scimmia? Scimmia, amica, vieni, vieni. No, mannaggia. Ragazzi, ma mi sento come a casa, come direbbe un personaggio incredibile. Adesso, ragazzi, voi mi vedete tutto sorridente e puccioso, però... Io non devo mai crepare in sto livello, per provare a prendere S, eh. Allora, sicuramente una volta ci morirò perché devo capire dove stanno i segreti. Arriviamo sotto e poi mi rivedo la foto. Uno sta completamente a destra in un quadrato e l'altro a sinistra in una zona che non ha una strada. Ah, giusto, posso vederlo da qua, guarda che figata. Allora, è dritto laggiù e l'altro dritto là in mezzo. Vabbè, ragazzi, proviamoci. Non so se è stata una furbata, ma posso farlo di nuovo? Ho usato l'abilità della calamita e ne ho prese tipo tutte quelle di questa zona, ragazzi. Vabbè, non so se è stata una provata o no. Allora, proviamo ad andare qua. Andiamo, dobbiamo andare da quella parte, mi pare. Dovrebbe essere tipo qua? Questa? Ok. Bene. Ok. Ok. Mi sono perso la grande, ragazzi, eh. Devo tornare al segreto. Ragazzi, l'avevo trovato.
Mannaggia. Ragazzi, l'avevo trovato il segreto, avete visto? È tipo in questa zona. Dov'è? Trovato! Ok. Bene. No, non possono entrare qua, ragazzi. Buono questo, eh. Vai. Le abbiamo stannate. Ok. Vediamo un po', facciamo la provata. Bene. Via, 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 ragazzi. Allora, i segreti li abbiamo presi. Ho preso A, ragazzi. Allora, si può fare. Secondo me, ragazzi, mi devo potenziare l'abilità dello stun, così la posso usare più spesso e si può fare S. Perché veramente sono morto come un pollo prima, eh. Era fatta, eh. Era veramente fatta, ragazzi. Si può assolutamente fare questa S. Ho preso A sicuro, ragazzi. Allora, non capisco questa cosa del frammento bonus. Questo mi preoccupa. S, ragazzi. S. Dai, cavolo. Vediamo, non lo so, però dovrei aver preso tutto, perché calcolate, questo è tipo il quinto try. Il try dopo quello che vi ho fatto vedere poco fa, dove ero morto, avevo perso, perché non avevo capito che il pezzo extra, lo shard extra, se vogliamo, è quella rossa che te li fa vedere. Capito? Pensa a te. Dai, dai, S, dai, su, dai, una gioia. Dai, dai, questa S. Dai, su, dai, dai. S. Dai, cavolo, dai. Queste sono le soddisfazioni, ragazzi. Godetevi questa mia soddisfazione, perché queste S non le vedrete in tutti gli altri livelli, ragazzi. Io lo dico, eh. Il primo, questa era facile, ci ho messo 5 volte. Io penso ancora che Agatha si possa fare. Però dai Watcher in poi, secondo me, puntiamo alla lettera A. Se pensate come il primo livello di Dark Deception è iniziato, adesso ho preso S, mi ritengo soddisfatto assai, eh. Guarda che bello, Business Monkey 13.000 S, incredibile. Sono soddisfazioni, ragazzi, assolutamente. Allora, prossimo episodio proveremo a fare Agatha S. Dai Watcher in poi, ragazzi, si punta là, ve lo dico sinceramente. Tra l'altro, mi sono appena reso conto che a Carnival Evil ho preso C. Vabbè, ragazzi, dai, non è male. Se facciamo SS e tutte A, secondo me non è male, ragazzi. Poi magari me li vedo qualche video sus, oppure mi dite voi qualche consiglio sus, se ci sono degli escamotage su questi livelli, magari che posso morire più di una volta. Però sapete qual è il problema? È che in questi livelli qui c'è la boss fight finale. Cioè, immaginate di prendere S dalle paperelle, che c'è la boss fight con la papera. Io, ragazzi, lì ci sono crepato un sacco di volte con le paperelle, perché lei a un certo punto ti manda le paperelle piccole. Non è facile schivare le paperelle piccole e colpirli, capito? Poi, altra cosa, sus, io non mi posso potenziare più le abilità. Questo è un bel ditino, ragazzi. Da una parte ho fatto bene a potenziarmi al massimo la calamita, però ad esempio lo stun, che è molto utile, io ce l'ho solo a livello 2. E io pensavo potessi farmare punti esperienza così, invece no. Credo almeno, eh. Ce l'ho solo, aspetta, ragazzi, perché lui i punti esperienza me li dà. Se io vado su riprendi e vado all'altare, secondo voi quei punti esperienza che faccio rigiocando i livelli mi valgono per potenziarmi l'abilità oppure no? Secondo me no. Proviamo un po'? No, infatti, 9 di punti abilità 0, ragazzi. Purtroppo no.
Ci dobbiamo tenere questo qui al 2, ragazzi. Probabilmente mi starete urlando che questa qui era importante portarla al 6. Le posso resettare? Ragazzi, allora aspetta, dove mi faccio la velocità al massimo. Questa al massimo. Ragioniamo, per Agatha cosa ci serve? Questo è inutile, secondo me, con Agatha. Se io mi portassi lo stun al massimo per Agatha, che dite? Eh beh, questa è una figata, ragazzi, che posso resettarmene e mettermene almeno 3 maxati. Cioè, la velocità con Agatha sicuro ci serve. Il teletrasporto, non lo so, non mi viene in mente, perché la prima fase è nella scuola, poi c'è la seconda fase, c'è Malak, c'è la boss fight con lei, secondo me è inutile. Questo pure è inutile, perché che mi serve la telepatia con Agatha? Forse per capire i portalini veri o falsi, però non lo so. Lo stun ce lo portiamo al massimo, assolutamente. Questa ce la portiamo al massimo, forse questa ci possiamo portare su Vanish, forse. Però non so anche Vanish quanto può essere utile, capito? Con Agatha. Beh, possiamo provare a fare così e ci mettiamo uno qua e basta. Ok ragazzi, proviamo così. Mi piace, almeno abbiamo lo stun al massimo, che non è male secondo me. Lo possiamo usare molto più spesso. Va bene ragazzi, come primo episodio extra di Dark Deception sarà durato un po' di meno. Però ragazzi, la soddisfazione di prendere S, ragazzi, la vogliamo mettere. Questo ci ho messo poco perché erano le scimmiette, ma secondo me già con Agatha ci metterò un po' di più, vedrete. Però secondo me uno a video viene bene, così almeno vengono altri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o altri 8 video di Dark Deception. E poi sono indeciso ragazzi, perché mi avete detto che esistono altri giochi di Dark Deception. Ce n'è uno che si chiama Super Dark Deception, che sarebbe Dark Deception fatto però in 2D. Sembra molto molto carino. E addirittura hanno cambiato un pochino la storia, perché non siamo i protagonisti ma siamo quello che è venuto prima. E poi ce ne sarebbe un altro che mi avete fatto la battuta, che sarebbe il Project Playtime di Dark Deception, che si chiama tipo Monster e qualche cosa. Ci sono queste partite multiplayer dove noi siamo i mostri e dobbiamo uccidere altri mostri che sono altri giocatori. Ma mi avete detto che se ho avuto già difficoltà a giocare a Project Playtime, pensa a giocare a quello lì, che ci saranno tipo 100 persone a giocarci. Non lo so, magari in futuro le posso comprare tutte e due appena c'è la prima botta di saldi su Steam, che mo' sono finiti ragazzi, sono riuscito a malapena a comprarmi Bendy e l'espansione di Elden Ring, quindi. Però ai prossimi saldi, se ho qualche soldino, mi compro quei due giochini e sicuramente vi porto qualche episodio sul canale, ragazzi. Intanto vi beccate altri 7 video di Dark Deception, dove proveremo a prendere A questi livelli mostruosi e almeno S Agatha. Secondo me è una cosa carina. E poi inizieremo la serie di Bendy. Dicevo poco fa, ho comprato proprio il pacchetto Bendy, dove c'è il primo Bendy, il secondo Bendy e lo spin-off. E anche di Bendy deve uscire il capitolo nuovo quest'anno. Quindi ragazzi, come vedete, tutti i giochi che sto portando escono i capitoli nuovi quest'anno. Soddisfazione S, incredibile! Mi ritengo soddisfatto, io vado a pranzo felice e contento. Ragazzi, che cosa con voi? E ci vediamo al prossimo episodio di Dark Deception Extra Incredibile.